Quello che mi ha colpito fin dalla prima udienza è che non ho mai visto in aula i genitori della piccola Yara, i signori Gambirasio. Se una delle mie figlie fosse scomparsa, non avrei mai disertato un'udienza, mai. Queste parole di grande impatto sono state pronunciate da Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, e sono state diffuse in un'intervista nella docu-serie di Netflix Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio. Questo programma, fra i più seguiti e dibattuti, ha sollevato molte polemiche. Ma come hanno reagito i genitori di Yara a tali affermazioni? Hanno visto il documentario? Fulvio Gambirasio, il padre della tredicenne assassinata nel 2010, ha dichiarato: «Non abbiamo intenzione di guardare quella serie. Per noi l'omicidio di nostra figlia non è una fiction, ma una realtà dolorosa. Sinceramente, certe cose non ci riguardano. Viviamo ben oltre tutto ciò». Queste parole sono state pronunciate con voce rotta dall'emozione durante un breve incontro. La famiglia di Yara è sempre stata molto riservata e ha vissuto l'atroce dolore per la perdita della ragazzina lontano dai riflettori, nonostante il clamore suscitato dalla vicenda. I produttori della docu-serie avevano contattato la famiglia per un'intervista, ma ha rifiutato di partecipare. Lo specificano chiaramente nei titoli di coda. La famiglia ha scelto di non avere nulla a che fare con il progetto. Fulvio Gambirasio ha lo sguardo fiero, quello di un padre che, per 14 anni, ha affrontato il dolore inimmaginabile della perdita di un figlio, sostenuto dalla forza di continuare a vivere per il bene degli altri suoi figli. Vi sono Keba, la sorella maggiore di 27 anni, e poi Nathan e Joel, anch'essi ormai adulti. Nella docuserie, che è importante sottolineare, la famiglia non ha visto e non intende vedere, l'uomo è al centro di illazioni infondate riguardo presunte connivenze con persone che potrebbero essere state coinvolte nel delitto. Queste accuse non sono nuove, erano emerse già durante le indagini e un noto scrittore era stato querelato per diffamazione. Fulvio Gambirasio ha commentato: «Non dico assolutamente nulla, noi continuiamo a vivere nel nome di Yara». Nel documentario vengono diffuse le intercettazioni ambientali e telefoniche della famiglia Gambirasio, registrate sia nei giorni della scomparsa di Yara che durante il ritrovamento del cadavere, avvenuto il 26 febbraio 2011. È prassi che anche la famiglia della vittima venga monitorata in tali situazioni, ma è straziante ascoltare le voci angosciate e disperate dei genitori. Speravano che la figlia fosse ancora viva, mentre, purtroppo, sapevamo che giaceva senza vita nel campo di Cignolo d'Isola. Maura telefonava incessantemente a Yara, sperando invano in una risposta. Con voce rotta e affranta chiedeva: «Ho freddo, Yara, dove sei? Torna!» È comprensibile che dei genitori colpiti da una simile tragedia non vogliano vedere questa serie. La diffusione di queste intercettazioni può essere vista come un'intrusione nella loro vita privata, non autorizzata, ma sicuramente d'impatto, dato l'enorme seguito della docu-serie. Fulvio Gambirasio ha aggiunto: «Non sapevamo dell'esistenza di queste intercettazioni e non mi interessa. La famiglia di Yara ha sempre avuto fiducia nella giustizia e non ha mai dubitato del lavoro degli inquirenti, che hanno portato all'arresto del muratore Massimo Giuseppe Bossetti». Sia Maura che Fulvio Gambirasio hanno testimoniato nelle prime due udienze del processo di primo grado, esprimendo il loro amore per la figlia e ricostruendo, minuto per minuto, la dolorosa giornata del 26 novembre 2010. Come può Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in tre gradi di giudizio, permettersi di criticare il comportamento dei genitori di Yara in aula? Forse si è dimenticato che entrambi, Maura e Fulvio Gambirasio, erano presenti in tribunale e che Maura ebbe il coraggio di guardarlo dritto negli occhi. È quindi opportuno non dare peso alle sue parole offensive e continuare a vivere nel nome di Yara, come ha sottolineato Fulvio. I genitori della tredicenne campionessa di ginnastica hanno fondato l'associazione La Passione di Yara, dedicata a supportare giovani talentuosi nel campo sportivo e artistico che, per motivi economici, non possono realizzare i loro sogni. Come ha dichiarato Fulvio, aiutiamo questi giovani e organizziamo tornei ed eventi, sempre con il sorriso di Yara nei nostri cuori. Cerchiamo di mantenere lontano tutto ciò che ricorda il nostro dolore e la tragica vicenda. Ogni genitore reagisce a una sofferenza così immensa a modo suo.
Gli avvocati della famiglia Gambirasio hanno preso posizione riguardo all'uso delle intercettazioni ambientali nella docu-serie. L'avvocato Andrea Pezzotta, che rappresenta la famiglia insieme al collega Enrico Pelillo, ha dichiarato: «Non ho ancora discusso con i Gambirasio riguardo alla serie TV, ma esamineremo come procedere riguardo all'uso di queste intercettazioni». Enrico Pelillo ha aggiunto: «Mi era stata richiesta un'intervista, ma ho rifiutato. Il risultato di questo film è stato negativo in termini di verità. Siamo felici di esserne rimasti fuori, soprattutto considerando l'orientamento innocentista della narrazione». Infine, Pezzotta ha definito la docu-serie come un'operazione di marketing. Una serie intitolata «Bossetti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio» avrebbe attirato poche persone. L'innocentismo fa audience, almeno in TV. Gli avvocati della famiglia Gambirasio hanno avuto un ruolo cruciale nei vari processi, sottolineando costantemente l'assenza di un alibi per Bossetti. Per quanto riguarda le osservazioni del legale dei Gambirasio sulla spinta innocentista presente nella docu-serie, è importante notare che viene messo in evidenza un dettaglio effettivamente inedito, ma che sembra essere stato confezionato ad arte per suscitare dubbi sull'innocenza del condannato. Questo dettaglio riguarda un presunto tentativo da parte di un carabiniere di spingere Bossetti a confessare. Bossetti, parlando davanti alle telecamere, ha raccontato: «Un giorno mi ha visitato un comandante e mi ha detto: "Dobbiamo arrivare a un compromesso, capisce cosa intendo? Vuole vedere i suoi figli o vuole rimanere qui dentro?". Poi mi ha messo davanti un foglio bianco, ha preso una biro dal taschino e mi ha detto di scrivere: "Io, Bossetti, ero lì quella sera". Ho preso il foglio e glielo ho lanciato addosso. Poi ha tolto il tavolo e la sedia e ha detto alla guardia: "Chiudi e per 2 giorni non passare con il vitto". Non è insolito tentare di far confessare un sospettato, specialmente se vi sono prove schiaccianti contro di lui. La docu-serie dedica inoltre ampio spazio alla questione della reale paternità di Bossetti. La famiglia del muratore aveva infatti fatto eseguire un test del DNA privato a Torino, mettendo in discussione i risultati dell'analisi effettuata dagli investigatori. Come ormai è noto, Massimo Bossetti non è figlio dell'uomo che lo ha cresciuto, Giovanni Bossetti, deceduto il giorno di Natale del 2015. Il vero padre di Bossetti è Giuseppe Guerinoni, un autista di bus di Gorno, Bergamo, con cui Ester Arzuffi ebbe una relazione. Un test del DNA privato, richiesto dalla stessa Arzuffi, confermò che anche Fabio, il fratello di Massimo, non era figlio di Giovanni Bossetti. L'ergastolano, manifestando il suo dolore davanti alle telecamere, ha dichiarato: "Quando l'ho scoperto ero disperato, ho pensato: chi diavolo è nostra madre?". Tuttavia, questo dolore non può essere paragonato al dolore immenso di 2 genitori che hanno perso una figlia in modo così atroce. Yara morì di freddo e stenti, dopo una lunga e solitaria agonia in quel campo di Chignolo. Nei giorni scorsi, a Venezia, si è svolta un'udienza per decidere sull'archiviazione del procedimento per frode processuale e depistaggio a carico di Letizia Ruggeri, il PM del caso. La richiesta di archiviazione è stata avanzata dalla Procura Generale, ma è stata contestata dalla difesa di Bossetti. Gli avvocati del muratore sostengono che durante il trasferimento delle provette di DNA dall'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio corpi di reato di Bergamo, i reperti si degradarono a tal punto da diventare inutilizzabili. Inoltre, affermano che il PM autorizzò consapevolmente questo trasferimento, sapendo che i campioni si sarebbero degradati, per impedire che la difesa potesse ripetere il test. I giudici hanno deciso di rinviare la decisione.